Ancora non mi sono reso conto che Masi se n'è andato, perché ogni volta che loro applaudono, no, c'è Masi, non applaudite. È un incubo ormai, è la notte, mi sveglio. Mi sono accorto, ma non vedo la Santanchè. Dove è andata? Se n'è andato. Peccato perché quando c'è lei l'aria è più frizzante, c'è più agonismo. Comunque lei è sempre carina, anche quando non c'è. A proposito, vedo che c'è un valido rappresentante del PDL. Sì. Buonasera. Salve Lupi, come va? Benissimo, poi io sono emozionatissimo, è sempre stato il mio idolo lei. Ah, Sì, grazie. veramente, da sempre. Però io ho l'impressione, non so cosa ne pensa lei, che questa campagna elettorale tra Pisapia e la Moratti sia una gara ad armi impari. E non mi riferisco al fatto che sia il PDL che la Lega, adesso lo può dire anche lei, avete praticamente sequestrato tutte le reti televisive. Anzi, quello vi rende ancora più impari, secondo me. Perché mi sembra che rispetto a Pisapia voi siate in netto svantaggio. Ma mi dica dove abbiamo sequestrato Celentano, le reti televisive. No, beh, Ma non c'è bisogno, scusate, sono non tutte so, loro io che fa, se leggo. messero le di Mi loro. sembra che qui, Non è questa sia, possibile ad questo. anno zero, mi sembra sia la dimostrazione che non è così. Noi No, siamo no, le no, voglio reti. dire, Da io Floris leggo. non è così, ma è la libertà, come direbbe lei, no? No, no, ma io leggo i giornali e quindi so che avete preso anche una multa, cioè l'avete, cioè ha preso la Rai, ha preso una multa, insomma tutte le reti, anche Mediaset, quindi qualcosa è successo. No, ma perché mi dispiace, è un peccato questo. Io che naturalmente, come lei avrà capito, io voto Pisapia, dovrei essere scontento di Mi questa dispiace. vostra defiance. E invece mi dispiace perché praticamente è venuto a mancare quello spirito agonistico e di lealtà che non dovrebbe essere solo appannaggio dello sport, ma ancora di più invece dovrebbe essere una virtù del mondo politico, in modo che quando si fa un dibattito si svolge su un piano di lealtà e non di cannibalismo come state facendo voi. Ma mi scusi, Celentano, le posso fare una domanda? Sì, certo. Beh, innanzitutto lei sappia che qualsiasi pugno lei mi tira, siccome è sempre stato il mio idolo, è una carezza, come si intitolava una sua canzone, una carezza nel pugno. Però, proprio per questo spirito di realtà, lei non avrebbe preferito un bel dibattito nel ballottaggio Pisapia-Moratti, senza che nessuno di noi al posto Perché c'è nostro, stato, ci sono stati i no, non c'è dibattiti, no? stato, E come nel no? ballottaggio, Ci non sono avrebbe stati gli preferito? insulti, no? Beh, sì, certo, l'avrei preferito, ma c'è stato, Ma certo che c'è voglio stato. dire, lei parla del confronto? Al primo turno c'è Certo, c'è stato. Ecco, al primo turno c'è stato, al E secondo al secondo turno. turno no, perché? Beh, perché cioè, io al posto di Pisapia mi sarei comportato come lui, perché insomma la Moratti agli ultimi 2 secondi, al 90° secondo, gli ha tirato un colpo basso, quindi per cui È così. io, insomma uno cerca anche un po' di difendersi, no? Ma non le sembra invece che siano più importanti, tra l'altro io credo che non solo fosse giusto allora, ma è sempre giusto e credo che la Moratti poi l'abbia fatto chiedere scusa quando si Ha attacca, chiesto scusa poi? penso di sì, E no? quando l'ha chiesto? Ha continuato Perché a mi è chiederlo sfuggito, l'ho sentito, da dopo il primo turno in dove? No. poi, però non le sembra che sia molto più Anzi, importante che avete il forse Presidente. il Avete il motivo per cui Presidente che ha tirato fuori Pisapia le non vuole unghie. il confronto è un altro, molto più importante paragonarsi su che cosa si vuole fare della città di Milano, sul futuro della città, paragonare i programmi, dire che cosa si è fatto e che cosa si farà, piuttosto che rimanere fermi a dire non mi ha chiesto scusa o ha chiesto scusa. Forse è aver paura del confronto, scappare perché dice siccome sono in vantaggio è meglio una regola fondamentale che chi è in vantaggio non accetta il confronto. Io credo invece che siccome c'è in discussione il futuro di Milano, a cui noi tutti, sia io che lei, vogliamo bene, sia bello e giusto paragonarsi sui programmi, sulle cose da fare, sulle visioni che ci sono di città. Lei ha criticato tante cose che abbiamo realizzato a Cosa dici Milano. Adriano? Perché Lupi, non bisogna dargli troppo. La domanda è chiara, cosa No, dici? sì, no, no, ma ho capito benissimo. No, intanto voglio subito precisare che anche lei mi è simpatico, anche se qualche volta vedendo in trasmissione mi fa arrabbiare perché parla sopra gli altri, non interrompe il suo interlocutore. Però detto questo,
quando io dico che mi è simpatico, mi è simpatico veramente, ma a me veramente tutti i politici mi sono simpatici, anche, cioè io mi arrabbio spesso, però poi appena smettono o di parlare o cose, allora io poi dopo ritorno a avere un atteggiamento benevolo. Però adesso parliamo un attimo con calma, insomma voi, diciamo la verità, non ne state azzeccando una, anche la Lega sta precipitando, perché state dicendo delle cose assurde, Pisapia ladro, amico dei terroristi, una zingaropoli, la moschea, ma perché i musulmani non dovrebbero avere per esempio un posto dove andare a pregare? Ma che razza di cristiani siete voi Cellini? Voi forse credevate di leggere il Vangelo e invece era il colirio dei piccoli. No, mi scusi. Creare, no, Lupo, non mi interrompi, non mi interrompi. Cioè, creare un luogo di culto per i musulmani. Non è punto interrogativo, è la pausa di Celentano. Creare un luogo di culto per i musulmani significherebbe compiere uno dei più bei gesti cristiani che un credente possa fare. Ma come fate a non capire che è Gesù che lo vuole? Prima ancora di Tettamanzi. Bravo Tettamanzi. Non parliamo, poi il massimo poi è stato raggiunto, secondo me, è stato raggiunto da quel mostro in tutti i sensi di La Russa l'altra sera a Ballarò, quando ha detto Pisapia, ha detto La Russa, per agevolare i drogati ha adibito apposta per loro la stanza del buco. Ecco, ma questi sarebbero gli argomenti con i quali voi vorreste convincere i milanesi? La verità è che voi, ancora di più la Lega, state trattando i milanesi come una massa di cretini e di deficienti incapaci di decifrare le vostre falsità. È una pausa o posso risponderle? Adesso può rispondere, sì. Grazie. No, però scusa, Adriano, posso rispondere Salvini? Perché io voglio rispondere su una cosa, poi Salvini gli risponde. Voglio solo rispondere sulla questione delle moschee e della libertà di culto, perché secondo me Cellini... Io credo profondamente che la libertà religiosa sia la più grande libertà che va assolutamente tutelata. E questo per me è un principio fondamentale. Tutti devono avere la possibilità di pregare, di professare il loro credo e di farlo anche pubblicamente. Il problema delle moschee è banalissimo ed è semplicissimo, e questo mi piacerebbe fosse un principio di reciprocità, non solo in Italia ma anche in Egitto, come da altre parti, nei paesi musulmani e islamici. Il problema delle moschee a Milano è banalissimo ed è semplicissimo, è un problema di, primo, di verificare e di essere certi dell'ordine pubblico e della sicurezza, perché Celentano sa come me che troppo spesso le moschee non sono solo il luogo di preghiera, ma troppo spesso sono anche il luogo dove si creano, si educano terroristi, dove si fanno altre cose. Secondo, ci sono stati problemi seri. È un problema urbanistico, nel senso dove insediamo queste moschee e come le insediamo. Ne facciamo una grande, una piccola, eccetera. Io credo che questo sia l'unico problema da discutere e da verificare. Salvini, è d'accordo su questo? Ma guardi, nel programma di Pisapia c'è scritto che Milano deve avere un grande centro culturale islamico. La preoccupazione non dei leghisti che sono brutti e cattivi perché Celentano ci conosce tutti uno per uno, ma di molti milanesi e di molti esponenti anche della Chiesa Cattolica, che non è solo Tettamanzi, ma di molti preti, di molte suore, è che un grande luogo di culto islamico con moschea, spazi di aggregazione, eccetera, eccetera, attiri a Milano personaggi vari ed eventuali. Perché ricordo che da Viale Jenner in 8, non in 1, in 8 sono stati condannati in via definitiva per reati legati al terrorismo internazionale. Quindi un conto è il diritto al culto, e stasera a Milano ci sono 7 luoghi di culto riconosciuti in via Meda, in via Padova, in via 40, a Segrate. Quindi l'islamico che vuole pregare stasera a Milano lo può fare. Da qua a passare a chiedere la grande moschea, che sarebbe la grande moschea del Nord Italia, permetta a Celentano che un minimo di preoccupazione, perché il Corano non è solo una religione, ognuno crede nel Dio che vuole, ma è anche una legge, e siccome ci sono alcuni modelli, ad esempio il diritto della donna e le libertà civili, secondo un'interpretazione del Corano, non sono particolarmente evolute, io da padre del milanese mi preoccupo che la grande moschea possa nascondere anche delle grandi barbarie. Pisapia e Celentano mi dicano, se la vogliono, dove la fanno? Celentano, dove la facciamo? Pisapia, dove? A Baggio, a Lambrate, a Galaratese, in Bovisa, dove? Salvini, io posso capire le preoccupazioni che voi dite, però
A parte il fatto che quando si dice faremo una moschea non si è parlato né di dimensioni né di grande, ma io non ho sentito parlare, è che voi avete scritto grande nel programma elettorale solo su questo fatto, sulla moschea, sulla paura che state proponendo ai milanesi, sulla paura delle moschee, sulla paura degli islamici, sul fatto che Pisapia ruba le auto, insomma questa è la cosa sbagliata e questo è il clima che non può andare bene secondo me. Ma perché cosa dice Dabbacci su questo? Io infatti mi fido molto più del cardinale Tettamanzi che di Salvini come difensore della cristianità, perché ci vuole la misura, il tatto, il garbo. Il dialogo interreligioso è una cosa importante. Se noi vediamo dietro al seguace di una diversa religione un teppista o un malavitoso, un terrorista, siamo fuori strada. Invece di ricercare il dialogo andiamo ad uno scontro. Ma in uno scontro abbiamo tutto da perdere, nulla da guadagnare. Non è questa la difesa del principio dell'umanità. Io credo che Celentano abbia detto delle cose assolutamente appropriate. Se si vuole essere cristiani davvero, si ascolti la parola di Tettamanzi, che è molto più seria di quella dei leghisti. Adriano, ti posso chiedere una cosa? Adriano, ti andrebbe di sentire ancora gli spagnoli, il ragazzo spagnolo che dice, che vorrei un commento da te su questa cosa di questi giovani che in Spagna stanno facendo... Scusa, volevo fare, intanto io non voglio far arrabbiare né Lupi e neanche Salvini, credo insomma di aver detto un'opinione, un'impressione che ho avuto sullo sbaglio di questa campagna elettorale che sta facendo sia la Lega che il PDL. No, volevo invece chiedere una cosa a Tabacci. Tabacci è qui. Sì. Salve Tabacci. Buonasera. Lei mi ha sempre dato l'impressione di una persona leale e trasparente. Sarà forse perché veste sempre, quasi sempre di blu? Se questo è. No, senta, volevo un parere, proprio perché io la credo una persona trasparente. Volevo un parere su uno dei componenti del Terzo Polo. L'altra sera ho visto Casini dalla Gruber e ha detto che l'UDC non tira la volata né per Pisapia né per la Moratti. Forse io penso che sarebbe stato meno ipocrita se avesse detto io voto per la Moratti, è legittimo. Casini da qualche anno a questa parte non ha fatto altro che dire che Berlusconi ha finito il suo tempo, che dovrebbe fare un passo indietro perché il paese è allo sbando, che Berlusconi pensa solo ai suoi interessi e non ai bisogni dei cittadini e tante altre cose di questo tipo. Poi, stranamente, quando gli si presenta l'occasione di accompagnare Berlusconi verso l'uscita, come lui auspicava, dice Serafico, noi non sosteniamo né uno e né l'altro. Devo dire che a questo proposito Fini, diversamente da lui, continua invece ad essere coerente. Proprio oggi ho letto che lui invece lo sosterrà a Pisapia, probabilmente non perché condivide certo le idee di Pisapia, ma se non altro per tenere fede alle ragioni per le quali si è reso poi necessario lo strappo con Berlusconi. E allora la mia domanda è questa, Tabacci. Non le sembra che l'incoerenza di Casini desti qualche sospetto, visto che anche lei fa parte del Terzo Polo? Guardi, Celentano, noi con la lista del Terzo Polo a Milano e a Napoli abbiamo creato le condizioni perché né la Moratti né Lettieri vincessero il primo turno e credo che i cittadini milanesi saranno determinanti. Io l'altra sera c'ero al Circolo dei Amicis e non ho fatto mancare le mie opinioni. Certo, noi valorizziamo il Terzo Polo perché io non credo nel bipolarismo che ha caratterizzato le opposte tifoserie di questi anni. Ma detto questo, sulla vicenda milanese, credo che il cambiamento arriverà al suo obiettivo e domenica vincerà Pisapia. E penso che la stessa cosa accadrà a Napoli. Quindi guardi un po'. Stanno toccando tutti. Chiedo solo una possibilità a livello planetario. A Santoro una possibilità, mi scusi per correttezza, lo dico anche a Celentano, guardi. Noi non vogliamo che vinca la Moratti perché per la paura. Noi crediamo, e lo dico perché sennò sarebbe stupido, e se facessimo una campagna così, ha ragione Celentano, sbaglieremmo la campagna e tra l'altro siamo stati puniti al primo turno. Da questo punto di vista noi crediamo
che si debba continuare a governare la città così come la sta governando la Moratti, perché noi riteniamo che una città che ha tante risorse al suo interno, di queste risorse, penso dalla Casa della Carità a Portofranco, dalle università alle imprese, che nascono 75 imprese ogni giorno, debbano essere valorizzate e liberate. Pisapia ha un'idea diversa nel suo programma, che è quello di ritornare al comune centrale, allo statalismo, alla pubblicità di tutto. Questo è un errore. E Adriano, poi vorremmo, dimmi l'ultima cosa, Celentano, vorremmo, glielo dico perché so quali sono, per questo le mi ha sempre affascinato, qui e ci noi vorremmo, vorremmo però che Milano non diventasse il modello legittimo, ma dal mio punto di vista, proprio perché per la formazione che ho, sbagliato, di una città non ispirata a quei valori che hanno fatto grande la città di Milano. Beh, allora, Adriano, c'è l'ultima cosa che però ci vuoi dire, che ti saluto. E che credo siano anche i suoi valori, la famiglia al centro, la difesa della vita, eccetera. Lupi quando comincia non smette più. No, però volevo dire a Sabacci che non mi ha risposto. Cioè io lo so che lui ha messo il terzo polo e probabilmente anche Fini, perché stamattina ho letto che Fini invece lo appoggia a Pisapia. Ma io la domanda è mia è un'altra. Io voglio sapere cosa ne pensa lui del fatto che Casini dalla Gruber ha detto io non tiro la volata né per Pisapia né per... Allora, ma per quale motivo non tirare la volata quando lui è un anno che dice che Berlusconi deve ritirarsi, deve fare... Allora, cioè, si presenta un'occasione e non la fa. Io ho un sospetto, cioè mi vengono dei sospetti, è giusto che mi vengano questi sospetti? No, i suoi sospetti sono legittimi. Comunque io voto a Milano... Non è che aspettate della foresta. Io voto a Milano, Casini no, e quindi non c'è dubbio che c'è una differenza sostanziale, per cui il terzo... Io vado a votare, certo che vado a votare, Ma non lo può dire come vota? Ma come vuol dire come vota? Come devo dire? Devo fare una dichiarazione, certamente. No, noi facciamo una dichiarazione. Guardi, io ho sostenuto vota, la tesi... come dice Casini? No, io voto per Pisapia, non è questo il problema. Ah. Il punto però specifico è che la difesa dell'autonomia del terzo polo ha una funzione che va al di là del voto di domenica, perché dopo domenica noi dovremmo comunque far funzionare quindi sia Milano che Napoli. C'è chi vota in un modo e chi vota in un altro. Ma certamente, qual perché è la differenza, sono va bene, va bene. Adriano, vuole grazie, votare Pisapia per mandare a casa Berlusconi. Adriano, invece bisogna votare o Pisapia o la Moratti per il bene che si vuole alla città di Milano. Non ci interessa assolutamente Berlusconi, casa a casa Berlusconi stesso, o una casa però, Berlusconi. Vogliamo bene, bene alla città bene, di Milano. Va bene, è meglio la Moratti o è meglio Pisapia? Vai Giulia, vai tu, Celentano, anche lei. Vai.